Ciao Claudio. Ciao. Ha tagliato il traguardo nella sua città e penso che abbia provato un'emozione enorme, quasi come me quando mi sono sposato la prima volta, così penso che sia un po' più bella la sua, scherzo. Un grande Mirko Canaglia che quest'oggi cercheremo di vederlo anche lì nelle prime posizioni, Aziz Megliani che l'anno scorso ha vinto nella mezza maratona ma quest'oggi si cimenta nella maratona, quindi una gara davvero molto importante. E con un applauso salutiamo Gianni. E siamo pronti quasi per farvi partire, Presidente. Giusto una battuta a caldo prima di far partire i ragazzi, a lei e al Sindaco. Buona fortuna ragazzi, buon lavoro e grazie per quello che fate. Allora Sindaco, siamo quasi pronti per far partire gli atleti. Un saluto da chi è, diciamo, padrone in città. Grazie a tutti, grazie agli organizzatori, auguro a tutti una bellissima giornata di sport e di amicizia. Grazie a tutti. Bene ragazzi, ci siamo quasi e si va! Buona maratona! Solo i maratoneti, mi raccomando! Buona maratona a voi! Buona corsa ragazzi! Vai, vai, vai così! Vai così! Ale, ale, ale! Maratoneti sono partiti! Grande capacità di Randy, eccoli qui! Davvero tanti si portano davanti quelli della mezza passo. Ale ragazzi, ale ale ale, andiamo a salutare anche colui che domenica scorsa, lui non lo dice, ma era in mezzo a 6.000, salutiamo il nostro grande amico muratore Marcello, giusto? Salutiamo anche Marcello che è stato beato tra le donne. E oggi in mezzo a 7.000 donne, complimenti a lui, complimenti a lui, complimenti a lui. Bene, dai, pochissimi minuti. Quindi un saluto anche per le foto di podisti.net di Antonio Capasso. Bravi ragazzi. Simone, cosa fai di così? La banda è quasi pronta. Ci siamo. La quiete prima della tempesta. E si va. E si va! E si va! Alle ragazzi, vai, 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 vai! 21 km da correre e da gustarsi sul percorso! Anche voi siete invitati alla Navigo Grande Rania 17 di dicembre e alla gara di Nonno Boy il 29 di ottobre a Romentino, mi raccomando, vietato a mancare. Eccole qua, bravissime, bravissime.
bello. Maradona, la bella del cuore, con una grande gara, una grande gara. Eccolo qua, grande. No, sotto le due ore dietro forte, lo andiamo a salutare. E il secondo posto ce l'abbiamo qui, quindi grande Galkin, se condizioni si va a tagliare in questo momento, ben arrivato. Nel frattempo ne approfittiamo per fare una chiacchierata con... Grazie mille, ragazzi, ringraziamo la velocità di OTC con darci i tempi ufficiosi dei primi. Andiamo ad accogliere con un grande applauso sotto l'ora e 20. 4, la andiamo a salutare, bravissima, quindi è andata a migliorare la posizione numero 2 dell'anno scorso, quest'anno. Ma delle Ferrari che ha dentro, quindi va. Quando entra può sceglierne una, hai la patente. Guarda che è vero, la dà qualcuno, no, non la dà qualcuno. Prima di tutto con... Nel frattempo arriva anche la seconda concorrente al femminile, la andiamo a salutare, ben arrivata lì. Dalla vicina Vigevano, bravi, tutti riconoscimento, un bel riconoscimento per tutti loro. Intanto ringraziamo anche il club, quindi Ferrari via Piategrasso, che sono all'interno con le loro auto davvero belle, belle, invidiabili da molti, però avere una bella Ferrari magari da visitare da fuori, prendendo una portiera per vedere come sono fatti dentro, così ci fa davvero piacere. L'abbiamo sentito i rombi. Ha dovuto davvero impegnarsi molto, grande Fabio, grande Mirko, è andato a completare la sua gara, bravissimo Mirko, lo andiamo subito a beccare prima che attivino il terzo e il quarto posto. L'arrivo del terzo concorrente che è qua, ultime battute, ultimi metri per lui, lo andiamo a salutare con il pettorale 146, una grande gara, ma scherpa, bravissimo. Facciamo un salto indietro e torniamo a premiare le prime due classificate ASD GP Garlaschese con un tempo di 1:24:48. Per i fotografi fate un collage con le foto di prima. Oltre 2 minuti e 20 secondi nei confronti della prima concorrente della mezza maratona, minuto più, minuto meno, ma una grande prestazione per lei, Maria Cristina Puzzi. Grande Ursula, Ale, brava. Bravo Sabri! E sono i suoi tempi, anzi ancora meno. E lui? Dai che ci siamo, bravissimo. Ultimi metri. Anche per Francesco Iamone, bravo. Intanto il prossimo a tagliare il traguardo è Sebastiano. Per me prima giocava a basket, per essere così, o pallavolo. Ci sta, dai, bravi ragazzi. Intanto altri arrivi qua in... Sono lo Sportdance, quindi Arco by Decathlon. Sportdance sono le giornate sportive dedicate al running e a tutti gli sport dove
naviga, decathlon, quindi tutto. Alto arrivo al femminile, alto arrivo al femminile, grazie là in fondo, bravissima, dai che ci siamo, dai 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 dai, ultimi metri per Annalisa Colombo.